Allora, la differenza tra burattino e marionetta, innanzitutto sta anche nell'umano stesso, uno è il burattinaio, uno è il marionettista. Comunque il burattinaio è abituato ad inguantare, quindi a mettere la mano dentro il burattino e portarlo verso il cielo, mentre il marionettista sta sul cielo e guarda dall'alto verso il basso le marionette che le muove con dei fili, quindi ci sono delle croci apposte, e lui dall'alto vede il movimento delle marionette, mentre noi burattinai dal basso andiamo verso l'alto. Allora, la differenza tra il burattinaio e il marionettista è, allora, dunque, ad esempio, il burattinaio lo possiamo, come dire, un po' definire un comico della risata, e il marionettista invece un pensatore, un tecnico, mi viene più da dire, anche perché comunque la costruzione delle marionette è una costruzione abbastanza complicata. Anche c'è anche da dire che effettivamente nell'animo, secondo me, c'è una differenza dovuta proprio anche dall'agilità del burattinaio alla stabilità del marionettista. Il burattinaio comunque riesce a stivare tutto in pochissime valigie o bauli, e il marionettista ha bisogno di parecchie valigie, parecchi bauli, perché comunque sia anche solo la costruzione del suo del suo palco è molto più complicata di quella del burattinaio. Cioè, guardate ad esempio il mio teatrino, veramente lo potrei quasi inzainare, spostarmi di piazza in piazza. Questo un marionettista non lo potrebbe fare e non lo può ancora oggi fare. Alcune famiglie di storici marionettisti, non trovando più fortuna con le marionette, si diedero a fare i burattini, e infatti ci sono alcune compagnie che levarono via il corpo delle marionette, utilizzarono soltanto le teste e, come dire, riciclarono le marionette facendole diventare dei burattini. Una tra tante, una compagnia nota, il Teatro del Drago ad esempio. E non, se la marionetta imita l'essere umano, il burattino chi imita? Imita la parte buffa dell'umano, è la parte, quindi, quella più goffa, quella più surreale, quella più comica. Allora, come è fatto un burattino? Cioè, vedete, io non è un caso che me lo tengo così, perché effettivamente c'è, cioè, tutto parte da uno straccio, no? Quando fa molto caldo si potrebbe utilizzare anche un panno, no? Ecco, più o meno arriva da lì, più o meno arriva proprio da una stoffa, quindi da un pezzo di stoffa che viene preso. Inizialmente, dire, potrebbe anche essere che semplicemente con una stoffa gli si fa un buco in mezzo, gli si mette un ditino dentro, gli si mette una pallina, ecco, già quello è un burattino. Poi si può complicare la cosa, che da quel pezzo di stoffa possiamo cucirlo, aggiungere delle mani, e il funzionamento è sempre simile a quello della stoffa. Ci si mette un dito dentro, che è l'indice, per muovere la testa. Il pollice muove un braccio e le altre tre dita muovono l'altro braccio. Quindi si entra, si inguanta, si porta in scena e, come vi dicevo, l'indice muove la testa, il pollice muove un braccio e le altre tre dita muovono l'altro braccio. E poi, con un po' di esercizio, basta 2 o 3 giorni e muovete anche voi il vostro burattino. Questa in particolare è fatta di legno cirmolo, che è un legno morbido che viene utilizzato dagli scultori. In effetti sono delle sculture,
ma vi potete sbizzarrire a farli, vi potete sbizzarrire con la cartapesta, con barattoli di yogurt, con bottiglie tagliate. Veramente il burattino si presta a mille utilizzi e usi. Però attenzione, un conto è il burattino amatoriale, il burattino usato dai professionisti non deve essere di un materiale, è ben preciso. Speriamo. I professionisti di che materiale usano i burattini? Di legno, cioè non se vedete un burattinaio che vi dice di essere un professionista e non utilizza teste di legno. Perché il materiale deve essere il legno? Il materiale deve essere del burattino, deve essere di legno. Uno, perché l'utilizzo del burattino ha bisogno, uno, sonoro, e quindi c'ha bisogno di dare una certa sonorità. Due, i burattini prendono le bastonate. Tre, per la bellezza del materiale stesso. Il bastone non lo mettiamo da nessuna parte. Ci incrociamo le mazze e così possiamo cominciare il duello. Sei pronto? Sì. E allora, op! Pa 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 p